progetto complessivo per il rilancio del paese, che dovrà essere utilizzato per avere la possibilità di accedere ai fondi europei. Un settore importante è quello dell'industria pesante, cioè dell'industria del nostro paese, che è il secondo paese più manifatturiero d'Europa, dell'acciaio. L'acciaio è fondamentale non soltanto a Terni, dove si vive un momento di grande difficoltà, lo stesso a Taranto si vive un momento di grande difficoltà, ma la produzione dell'acciaio deve essere difesa dalla concorrenza sleale da parte cinese con un'azione di antidumping, deve essere difesa anche con una tassa carbone, deve essere difesa con una strategia che preveda la valorizzazione di alcuni settori che si avvalgono dell'acciaio. La casa, l'edilizia e il settore dell'automotive. Quindi se noi puntiamo su questi settori avremo anche la possibilità, realizzando anche infrastrutture, altro settore che potrà valersi la produzione d'acciaio, avremo la possibilità di rilanciare un comparto che è strategico per l'Italia e per l'Europa. E naturalmente poi bisogna cambiare le regole di concorrenza, perché non possiamo competere con avversari globali come la Cina, l'Indonesia, la Turchia o la Bielorussia, avendo regole obsolete che non permettono agli europei di difendersi.